Buongiorno a tutti cari amici, esce oggi 5 novembre 2018 il mio nuovo libro, La morte della Repubblica, gli Stati Uniti d'Europa, un percorso storico che arriva ai giorni nostri e che ci descrive come si stia purtroppo andando verso lo smantellamento definitivo della nostra Costituzione e delle democrazie continentali in favore di un grande ordinamento liberista, ordinamento tra l'altro spiccatamente nazionalista. Combinazione proprio ieri, il 4 novembre, in occasione della commemorazione per la vittoria nella Prima Guerra Mondiale, Mattarella era a Trieste e ha fatto alcune dichiarazioni veramente sconcertanti, che dimostrano come si stia portando avanti un totale ribaltamento della realtà storica, si confondano le cause della guerra e si mistifichino con ragionamenti che nulla hanno a che vedere con la realtà che si è vissuto in allora. Mattarella in particolare ha detto alcune frasi che vi voglio riportare letteralmente perché sono molto importanti. Ha detto che le democrazie hanno bisogno di un ordine internazionale che assicuri cooperazione e pace. Che ci sia un accordo o comunque gruppi, fori internazionali in cui si dibattono tematiche che riguardano tutti i paesi, siamo tutti d'accordo. Ma Mattarella vuole qualcosa in più. Parla di cessioni di sovranità nazionale, lo sappiamo, l'ha già fatto in passato. E infatti poi specifica: a volte questa interdipendenza, quindi collegamento tra gli stati, no? L'interdipendenza soprattutto economica, appare a taluno come un vincolo. Nessuno stato da solo può affrontare la nuova dimensione sempre più globale, ne uscirebbe emarginato e perdente. Ecco, questa è la frase più importante che ha detto. Nessuno stato può affrontare la nuova dimensione globale, ne uscirebbe emarginato e perdente. Vedete qual è l'ottica di Mattarella? Cioè Mattarella vede un'Europa unita in funzione della vittoria nel mondo. Cioè lui non pensa a una nazione che sviluppa se stessa all'interno dei suoi confini, che coopera con gli altri e non compete con gli altri, non cerca di vincere sugli altri. Questo è un accordo internazionale basato sulla solidarietà, un accordo che pone gli stati su un piano di parità e di cooperazione. Mattarella invece vuole gli Stati Uniti d'Europa, ma l'ha detto già più volte e l'ha ridetto ancora ieri a Trieste. Li vuole perché vuole vincere. Cioè la visione di Mattarella è profondamente nazionalista, profondamente imperialista, profondamente aggressiva e vuole uno stato più grande per poter sfogare la voglia di vincere, di sconfiggere ad esempio il blocco statunitense, la Russia, sconfiggere gli altri, non cooperarci, altrimenti saremo emarginati e perdenti. È chiarissima la sua indole. E questo è davvero vergognoso. Ma facciamo un passo indietro. Appunto, vi dicevo, oggi esce il mio libro. E allora vi voglio anticipare come ho affrontato la tematica nel testo, perché è essenziale comprendere che non è stata l'autarchia la causa della prima e della seconda guerra mondiale. La causa della prima e della seconda guerra mondiale è stata la competizione tra stati e l'eccessiva interdipendenza economica, esattamente l'opposto di quello che ci racconta oggi Mattarella, che parla di interdipendenza come necessità e di autarchia come sciagura che porta al conflitto. Keynes nel 1933, quindi dopo ovviamente la fine della Prima Guerra Mondiale, affronta esattamente questo tema e in particolare lo affronta dal suo punto di vista come critica all'ideologia liberista che si fondava sull'interdipendenza economica. E qui dice: non è vero in sostanza che il liberismo porta alla pace, è vero il contrario, è l'autarchia che porta alla pace. Che cos'è l'autarchia? È uno Stato che non aggredisce il vicino, è uno Stato che coopera casomai con il vicino per ciò che è davvero indispensabile, ma che si sviluppa pensando ai suoi cittadini, ai suoi confini, al suo territorio, al suo interno, come vorrebbe la Costituzione italiana. Chiaramente uno Stato che è disposto a limitare la sua sovranità quando gli effetti della stessa esulano, vanno oltre i confini nazionali. In quel caso certamente ti contieni per evitare il confronto, il conflitto. Quindi l'idea di autarchia come nazionalismo imperialista è folle. Casomai è Mattarella che, se vuole un'Europa unita per vincere nel mondo, ha un'idea spiccatamente aggressiva verso il vicino, perché se io devo vincere, qualcun altro dovrà perdere. Per cui, insomma, francamente, è una frase veramente vergognosa quella del Presidente della Repubblica. Ma vediamo Keynes, che è più interessante di quello che vi posso dire io. Oggi noi siamo pacifisti, 1933, eh? Con così vigorosa convinzione che se l'internazionalista economico riuscisse ad averla vinta su questo punto, in breve gli riotterrebbe la nostra adesione. Quindi, se effettivamente
l'interdipendenza portasse pace, Keynes sarebbe il primo ad andare verso l'interdipendenza economica. Ma oggi non pare ovvio che il concentrare gli sforzi di una nazione nella conquista del commercio estero, che la penetrazione dell'economia di un paese da parte delle risorse e dell'influenza di capitalisti stranieri, e che una stretta dipendenza della nostra particolare vita economica dalle ondeggianti politiche economiche dei paesi stranieri, siano salvaguardie e garanzie di pace internazionale. Alla luce delle esperienze e della prudenza è più facile giungere alla conclusione opposta. La protezione degli interessi esteri di un paese, la conquista di nuovi mercati, i progressi dell'imperialismo economico non sono che elementi difficilmente evitabili di uno schema che mira al massimo di specializzazione internazionale e alla massima diffusione geografica del capitale, senza riguardo a dove risieda il suo proprietario. Questo è il concetto, tant'è vero che l'interdipendenza economica è il punto cardine da sempre voluto, ad esempio delle associazioni di categoria come la Commissione Trilaterale fondata da David Rockefeller, che fa dell'interdipendenza economica un modo per far vincere il capitale sugli stati. Perché ovviamente se c'è interdipendenza economica, le grandi multinazionali non hanno ostacoli dovuti agli interessi opposti dei singoli popoli e possono imperare ovunque nel mondo. Quindi è un disegno appunto spiccatamente imperialista. Poi, ecco, ancora aggiunge Keynes, io simpatizzo piuttosto con coloro che vorrebbero ridurre al minimo il groviglio economico tra le nazioni, ridurre al minimo, piuttosto che con quelli che lo vorrebbero aumentare al massimo. Le idee, il sapere, la scienza, l'ospitalità, il viaggiare, queste sono le cose che per loro natura dovrebbero essere internazionali. Ecco cos'è l'ordinamento internazionale che dovremmo avere. Un ordinamento che mira alla diffusione di tecnologia, sapere, scienza, ospitalità, il viaggiare, le materie prime. Ma lasciate che le merci siano fatte in casa ogni qualvolta ciò è ragionevolmente praticamente possibile, e soprattutto che la finanza sia eminentemente nazionale. Quindi merci in casa quando si può fare, zero circolazione di capitali. I capitali non devono circolare, questo è un punto centrale per un mondo, un ordinamento internazionale basato sulla pace e la giustizia. Keynes 1933. Una volta che il pensiero di transazione si sia compiuto, una certa misura di autarchia o di isolamento economico tra le nazioni, maggiore di quello che esisteva nel 14, possa piuttosto servire che danneggiare la causa della pace. Quindi l'esatto opposto, tenendo presente appunto che quello che deve circolare è ciò che è davvero indispensabile per la vita, per la sopravvivenza tra le nazioni. D'altronde, se voi pensate a un modello di un ordine globale, uno stato globale, no? Uno stato unico globale. Uno stato unico globale, come verrebbe organizzato se fosse una vera democrazia e non in mano agli interessi delle singole corporation, gruppi di capitale, multinazionali? La produzione sarebbe logisticamente vicina al luogo di consumo, per un fatto di efficienza, di minor costi, di riduzione di sprechi di risorse reali. Quindi è inutile fare le nostre scarpe in Vietnam e portarle in Italia. Faresti la fabbrica direttamente vicino al luogo di consumo, questo è ovvio, tranne quello che non è possibile fare. Ma pensate che oggi la tecnologia consente più o meno di fare tutto da tutte le parti. Quindi quello che realmente eventualmente dovrebbe circolare sono appunto le idee, quindi la tecnologia, certamente le materie prime. Questo è un ordine internazionale che sarebbe basato sulla pace. È chiaro che se invece noi facciamo a gara sulle esportazioni, se noi aumentiamo le esportazioni, qualcun altro le dovrà ridurre. D'altronde importazioni ed esportazioni a livello globale, visto che non commerciamo con i marziani, si pareggiano. Per cui è ovvio che se io faccio una politica sulle esportazioni, comunque sia, faccio una politica aggressiva verso il mio vicino. È questo che ha determinato le guerre del passato, è questo che rischia di riportarci nuovamente in guerra. E nonostante ciò, Mattarella vuole questo. Mattarella critica il passato senza averci capito niente, o almeno questa è la versione in buona fede. Poi in realtà non è detto che Mattarella sia in buona fede, d'altronde è uno che invita la Commissione Trilaterale al Quirinale ed elogia fondamentalmente fuori, sganciati da ogni ufficialità nei quali vengono prese poi le decisioni che influenzano i parlamenti, ha un concetto molto flebile di democrazia, qualcuno che dovrebbe essere allontanato dal ruolo istituzionale che occupa, che, per il quale non è chiaramente degno, insomma, visto che il Presidente della Repubblica dovrebbe avere come bussola la Costituzione Repubblicana e non i deliri dei grandi gruppi d'affari internazionali. Tra l'altro Rockefeller, che fondò appunto la Trilaterale, aveva chiaro l'importanza di far evaporare gli stati nazionali, era il suo punto centrale. Tra l'altro nella Trilaterale c'era anche Kissinger, quindi c'erano anche le spinte ovviamente del potere economico che si era infiltrato anche all'interno delle istituzioni americane, proprio perché erano istituzioni che non consentivano un controllo democratico dell'economia e quindi sono state fagocitate. D'altronde Rockefeller volle fortemente questo tipo di gruppi di
pressione sulle nazioni anche per la sua storia personale. Ricordiamo la storia del nonno, Standard Oil, che all'inizio del Novecento era arrivato ad essere un colosso negli Stati Uniti perché controllava totalmente il petrolio nel paese, quindi tutte le attività connesse e collegate, per cui di fatto era più potente degli Stati Uniti d'America stessi. E infatti gli Stati Uniti reagirono smembrando la Standard Oil, spezzandola in 34 compagnie diverse, fermando l'ascesa della famiglia Rockefeller. Non è un caso che poi successivamente il nipote si sia poi mosso insieme ad altri esponenti, grandi esponenti dell'economia e del mondo finanziario, per tentare di far sì che in un futuro tutto questo non potesse esserci, nel nome di una libertà di mercato, che ovviamente non può esistere quando si arriva a posizioni di monopolio tali da ledere l'interesse pubblico, la dignità umana e quant'altro. E in questo la Costituzione è molto chiara. Quindi abbiamo visto che Keynes smentisce radicalmente quello che era quello che è l'attuale pensiero di Mattarella e conclude: noi non desideriamo quindi essere in balia di forze mondiali che producano o cerchino di produrre un qualche equilibrio uniforme in armonia con i principi ideali, se si possono dire tali del capitalismo e della laissez-faire. Cioè, capite? Quindi non vogliamo essere in balia del liberismo assoluto e quindi del potere economico e dell'egoismo, vogliamo un modello solidale. Il modello solidale non si fonda sulla lotta sulle esportazioni, cioè su quelle questioni che pone all'accento Mattarella. Ma non è l'unico che faceva questi discorsi. Ho trovato molto interessante, anche questa l'ho inserita poi nel libro La morte della Repubblica, una dichiarazione del politologo statunitense Samuel Phillips Huntington. Questo è molto interessante perché ci ricorda che lo sviluppo commerciale, ad esempio, aumenta o riduce la probabilità di conflitti, o meglio, questa era la domanda che si poneva. La tesi che riduca la probabilità di guerra tra nazioni è quantomeno non comprovata, mentre esistono numerosi indizi del contrario. Il commercio internazionale si è espanso in modo significativo negli anni 60 e 70 del Novecento, e nel decennio successivo la guerra fredda giunse al termine. Nel 1913, attenzione, tuttavia, il commercio internazionale registrava livelli record, ma ciò non impedì che negli anni immediatamente successivi le nazioni si massacrassero a vicenda in una guerra di dimensioni senza precedenti. Avete capito? Perché già allora c'era questa sfida, questo problema dell'accaparramento delle risorse, questo problema legato alla lotta tra le nazioni. Se anche a un livello così alto di commercio internazionale, quello prima della Prima Guerra Mondiale, non è in grado di impedire una guerra, quando potrà mai riuscirvi? L'esperienza storica semplicemente non supporta la tesi liberale, internazionalista, secondo il cui commercio promuoverebbe la pace. Non la promuove. L'esperienza storica non promuove la tesi liberale che il commercio produce pace. Quella che se circolano le merci non circolano i carri armati è una cazzata. È una cazzata, non ha altre definizioni, è solo una grandissima cazzata che ovviamente chi detiene oggi il potere economico ci ha messo nella zucca. Ce l'ha messa nella zucca controllando i media, controllando i partiti, le istituzioni per raccontarci questa follia che ha provocato le guerre mondiali. Quindi la guerra mondiale fu provocata dal commercio in competizione degli stati uno contro l'altro, che è qualcosa che dobbiamo cancellare. Un nuovo ordine mondiale non deve essere basato su questo. Dobbiamo essere visionari, autarchia nei singoli stati, scambio, materie prime, per quanto riguarda anche la tecnologia. Questo è il punto centrale. E oggi tenete bene a mente, non abbiamo un momento di maggior benessere nell'Occidente perché abbiamo sposato il liberismo. Abbiamo maggior benessere nonostante il liberismo, perché la tecnologia è riuscita a contenere gli effetti negativi di un'ideologia folle che punta al dominio di poche persone sul resto del mondo. Il liberismo è un'intesi economica che punta e funziona bene per uno 0, della popolazione mondiale, che vive sulle spalle del restante 99,9%, questo è il fatto. Ed è il modello che ha portato a tutte le catastrofi del Novecento e oggi l'abbiamo riabbracciato con un Presidente della Repubblica che ci spinge per andare oltre, andare agli Stati Uniti d'Europa e consolidare questo modello criminale che ci porterà inevitabilmente alla Terza Guerra Mondiale. Perché, lo dice Mattarella, lui vuole gli Stati Uniti d'Europa perché vuole vincere. E contro chi vuole vincere? Contro Russia e Stati Uniti d'America? Bene, pensate che contro Russia e Stati Uniti d'America tutto si possa limitare al commercio? Scordatevelo. Se nascono gli Stati Uniti d'Europa e nascono con un modello così aggressivo, quindi non gli Stati Uniti d'Europa che si fondano e vivono all'interno della loro Europa, non competendo con gli altri, ma nascono gli Stati Uniti d'Europa che vogliono competere con gli altri, allora sarà catastrofe. E ancora vediamo che cosa ci dice. Se anche a un livello così alto il commercio internazionale non è in grado di impedire una guerra, quando potrai mai riuscirvi, appunto, ricordava Huntington.
L'esperienza storica semplicemente non supporta la tesi liberale internazionista secondo cui il commercio promuoverebbe la pace. Nuovi studi compiuti negli anni 90 gettano ulteriori dubbi su tale ipotesi. Uno di essi, ad esempio, conclude che a livelli crescenti di scambi commerciali potrebbero costituire un fattore fortemente disgregativo per la politica internazionale, capite? Perché poi litighiamo? Perché se tu sei molto forte sulle esportazioni e stai massacrando me, perché esportare significa che io ti vendo i miei prodotti e tu non compri più i tuoi, quindi tu avrai cittadini disoccupati in quel settore, questo prova disgregazione internazionale, provoca il conflitto e che è improbabile che lo sviluppo del commercio nel sistema internazionale possa di per sé agevolare la distensione o promuovere una maggiore stabilità internazionale. Cosa voleva Keynes come ordine mondiale? Keynes voleva un ordine mondiale che facesse sì che gli stati fossero obbligati nel tempo verso una linea autarchica, gradualmente, limitando gli scambi appunto a materie prime, tecnologia, viaggi, eccetera, ma non scambi di beni e servizi che possono essere prodotti a casa tua. Come voleva farlo? Voleva farlo aiutando i paesi che importavano troppo, consentendo delle svalutazioni monetarie e sanzionando i paesi che esportavano troppo, obbligandoli ad importare. A quel punto, quando comprendevano che era impossibile avere una bilancia di pagamenti in attivo e vivere grazie alle esportazioni, avrebbero dovuto accettare il fatto ovvio: i tuoi consumatori sono i tuoi cittadini. Punto. Tu devi produrre ciò che serve ai tuoi cittadini, non devi produrre oltre questa misura per andare a vendere agli altri. Questa è una politica sbagliata, è una politica che porta a conflitto e che va limitata. Ci possono essere le eccezioni, fai un prodotto d'eccellenza, lo puoi vendere, ma anche il prodotto d'eccellenza, che magari viene fatto, che ne so, in Francia o in Germania, te lo vai a comprare in Francia o Germania, non lo fai commerciare direttamente qui, non c'è bisogno se è un prodotto di largo consumo e che crea effetti negativi per la tua occupazione. Questo è il punto centrale da capire. Allora un nuovo ordine internazionale mi vede anche a me favorevole, ma non deve essere l'ordine internazionale di cui parlano queste persone. Deve essere un ordine compiuto da stati nazionali, più piccoli sono, meglio è, anche perché più uno stato è piccolo, meno necessariamente potente dal punto di vista militare. Quindi è pericolosa un'aggregazione di stati che aumentano esponenzialmente la potenza militare. Stati Uniti e Russia sono già Cina, sono già troppo grandi e questo le rende militarmente molto potenti e questo è un pericolo. È evidente quindi che l'integrazione non porta niente, men che meno porta l'integrazione nell'ambito della logica europea che ci pone su un piano di conflitto. Lelio Basso d'altronde scriveva già nel 1950 che quando nasceranno gli Stati Uniti d'Europa nasceranno per volontà della finanza anglo-americana e ovviamente con il solo fine di andare contro Russia e Stati Uniti, allora URSS chiaramente Stati Uniti. Oggi ci aggiungerei anche la Cina, ma il quadro è assolutamente questo. Per cui un nuovo mondo è possibile, non bisogna però seguire le logiche dell'interdipendenza e bisogna seguire la strada diametralmente opposta, altrimenti rischiamo davvero la catastrofe. Comunque, approfondite tutto questo sul nuovo testo, che secondo me convincerà anche i più scettici e che vi fa capire la deriva che stiamo prendendo e perché anche questo governo non è minimamente all'altezza di combattere contro questi poteri. D'altronde è un governo liberista, e quindi se non si capisce che il problema è il liberismo, euro, Unione Europea, erano strumenti al soldo del liberismo, non andiamo veramente da nessuna parte. Un caro saluto e riflettete soprattutto leggendo Keynes, che veramente era l'unico che ci aveva capito qualcosa nel secolo scorso. Un caro saluto ancora.